Adesso parliamo di slacks, ragazzi. Il jeans che uccide. Insomma, un jeans assassino. Dai produttori di Turbo Kid. Ready. Hi there. And you are? Libby. You are here. Arrivato. Chiudo il voto, ragazzi. Uno, due, tre, via, chiuso. Allora, sì, ricorda un po' quei film lì, tipo Killers of Fa. Fondamentalmente è un clone di Killers of Fa o di altri. Killer condom, cioè qualunque oggetto possa diventare qualunque oggetto ridicolo che non potrebbe mai far paura, può diventare un mostro assassino. Il film è del 2020, canadese, una horror comedy ovviamente, di Elsa Kefart, che è una regista donna, co-scritto con Patricia Gomez. Uscito nella piattaforma Shudder, che sapete essere una piattaforma mitologica dove c'è un sacco di roba, sarebbe veramente bello che ci fosse anche in Italia. E poi è uscito sul canale Prime, di Midnight Factory, che comunque è un'ottima piattaforma perché noi la diamo per scontata, ma c'è veramente un sacco di roba. Chiaramente è una piattaforma. Qualcuno mi ha chiesto, ma mi conviene fare l'abbonamento al canale Midnight Factory su Prime Video? Dipende. Cioè, se sei uno che compra tutti i film della Midnight Factory, no, non ti conviene. Assolutamente. Perché stai. È vero che c'è qualcosa in più, però non è abbastanza per dire, ok, mi faccio anche l'abbonamento. Però se sei uno che compra solo qualche film, addirittura potrebbe essere un vantaggio, nel senso che tu ti guardi i film e poi decidi se comprare l'edizione, quindi è interessante come ragionamento. Oppure potrebbe, te la potrei consigliare se tu non comprassi quasi nulla e vuoi vedere tanti film horror, soprattutto tanta roba che non sarebbe mai arrivata e grazie a Midnight è arrivata. Prima di questo film la regista ha fatto solo due lungometraggi. Uno si chiama, e questo vi fa capire un po' che le trashate gli piacevano già all'epoca, Sexy Zombie Hospital nel 2003. Poi ha fatto un film non horror che si chiama Go in the Wilderness, che non so di cosa parli, ma non mi interessa neanche visto che non è horror. Non no, su Slacks non è che potevate aspettarvi una bella regia, una bella fotografia, che ne so, altri aspetti tecnici meravigliosi. Diciamo che è esattamente quello che vedete nel trailer, cioè la fotografia è brutta fondamentalmente, cioè è dignitosa, ma non ha un grande appeal. Gli aspetti più interessanti sono gli effetti speciali, perché ci sono delle scene di splatter, gore, belle pesanti, ma allo stesso tempo sono proprio le scene gore, le scene di uccisione, che hanno un grosso difetto. Cioè, in questa situazione che si va a creare in questo negozio, dove ci sono questi nuovi jeans che si riadattano al corpo. Magicamente, non si capisce come sia possibile, insomma, una nuova tecnologia a quanto pare. In questo store rimarranno rinchiusi dentro i commessi e altre persone della società. Ci saranno tantissimi ammazzamenti da parte di questi jeans che sono appunto posseduti, hanno qualcosa di strano. Solo che, appunto, perché dico che gli ammazzamenti saranno uno dei difetti? Perché molto scioccamente, secondo me, viene. Moltissime uccisioni, soprattutto all'inizio, vengono nascoste, non vengono esplicitate, vengono solo suggerite. Quindi vedremo, che ne so, una persona uccisa dai jeans e sentiremo solo il rumore, vedremo il sangue colare, ma non vedremo come l'ha uccisa. Cioè, non vedremo proprio l'uccisione, e in un film come questo mi sembra veramente assurdo. Soprattutto perché il film a un certo punto invece inizia a mostrare del gore, inizia a mostrare, che ne so, decapitazioni, amputazioni, sangue. Quindi questa scelta di nascondere solo alcune
uccisioni all'inizio del film l'ho trovata molto sciocca perché è palesemente dovuta alla mancanza di budget. Non c'erano abbastanza soldi per fare effettivamente tutte le uccisioni allo stesso livello e quindi si è scelto di farne solo alcune. E questo secondo me, ciao Dani, secondo me spin-off di New Jeans, New Jeans e una maglietta con Nino D'Angelo, questa era bella. Questa era bella, ti farei la risata, ma non so perché è bloccata qua. Oh. New Jeans è lo spin-off di New Jeans e una maglietta, sono d'accordo con te. Quindi trovo veramente ridicolo che uno dica, ok, facciamo degli ammazzamenti, però non abbiamo abbastanza budget per farli bene tutti nello stesso modo, però vogliamo ammazzare tanta gente perché nella sceneggiatura è così. E quindi alla fine ci sono una prima parte di ammazzamenti che non si vedono e che tu rimani lì così come un ciula, dici ma come? È un film trash, splatter di ammazzamenti e non mi fai vedere un cazzo. Poi dopo un po', grazie al cielo, inizia a sgorgare il sangue, inizia a vedere quello che perde le dita, le mani, le braccia, la testa, viene tagliato a metà, eccetera. Ci sono poi effettivamente tanti ammazzamenti, però lo trovo veramente dissonante, nell'armonia del film. Non c'è uno stile comune alla fine. Ed è palesemente, almeno io ho avuto quella sensazione e mi ha fatto un po' cringe vedere loro che mettono in scena delle uccisioni dove non si vede una mazza, perché non volevi fare l'effetto fondamentalmente. Quindi questo è un aspetto negativo. D'altro canto, dove li abbiamo gli effetti speciali sono fatti bene. Sono comunque un pochino trash, ma fatti bene, efficaci, divertenti e insomma sgorga tanto sangue. Il jeans in realtà, visto che il film è tutto incentrato sul jeans, mi aspettavo fosse animato molto meglio. E qui, adesso io non so bene quelli che possano essere i costi di un'animazione di un jeans in 3D, forse è l'unico caso in cui avrei fatto, visto che si può fare molto più facilmente un jeans in 3D credibile, che non sembri posticcio, penso che sia una cosa semplice. Più semplice, non poco costosa, ma più semplice. Io mi sarei sforzato per fare qualche scena. Insomma, non lo so. A me il jeans per come è stato animato non mi piace. Lo trovo veramente molto ridicolo e trash. Poi detto ciò, forse era l'effetto voluto. Non lo so. Fa molto veramente film trashone. Il jeans non mette paura, non ha molta personalità, non lo trovo molto divertente, non mi ha ammaliato come poteva ammaliarmi Benny Loves You o altri film sul genere. Adesso non me ne vengono in mente, però magari a voi vi viene in mente qualche film sul genere dove l'oggetto animato è più simpatico, ha più appeal, viene costruita una personalità. Ecco, qua non succede. Non mi appassiona, non mi diverte quella cosa. E allo stesso tempo non mi diverte praticamente nulla in questo film. Cioè, nulla è così simpatico, divertente che dici mi strappa una risata. Non c'è niente che fa veramente ridere. Ecco, in questo la trama, nonostante faccia film veramente anche brutti esteticamente, poi quando mette in scena le sue stronzate fa ridere, perché sa far ridere. L'ho trovato un po' noioso e veramente con un umorismo poco efficace, poco divertente. Poteva, fondamentalmente la struttura c'era, mancano secondo me degli elementi nella. È più intelligente che comedy. Bravo, adesso apri poi il discorso finale che salva un pochino in corner, ma in modo molto weird, molto strano lo salva questo film. A livello di, secondo me, si poteva fare una sceneggiatura migliore, soprattutto perché il film in realtà alla fine fa una cosa molto figa,
Cioè, mette un senso politico alla storia, dà un senso politico alla storia. Forse è leggermente spoiler quello che vi dico, cerco di non spoilerare troppo. Il film è super politico e il motivo per cui i jeans si animeranno ha a che fare con lo sfruttamento del lavoro minorile nei paesi in via di sviluppo. Chiamiamoli in via di sviluppo, è tremendo chiamarli paesi in via di sviluppo, chiamiamoli paesi che vengono sfruttati e schiavizzati fondamentalmente. Da noi poi, non è che vengono schiavizzati da qualcun altro. Quindi in realtà c'è un bellissimo tema sotto, una sorta di maledizione, demone, cose dietro, legate appunto a un problema sociale grave e quindi di per sé c'era la possibilità di fare una cosa veramente figa, cioè unire finalmente un film comedy, horror comedy stronzissimo, perché stronzissimo, come Killer Sofà, come Killer Condom, come Killer Tomatoes, come qualsiasi altro cazzo di oggetto che diventa un horror, c'era la possibilità di fare una horror comedy stronzissima, ma con dietro un tema sociale forte e figo, scrivendolo un po' meglio, sto film, perché secondo me veniva fuori una bomba. E a quel punto, con una scrittura migliore, me ne sarei fregato totalmente, quindi non avrei messo l'accento su appunto le morti, le uccisioni senza effetti, sui jeans come sono animati, avrei sorvolato tranquillamente, perché comunque, secondo me, se poi alla fine ti porti a casa una buona storia, poco conta poi i difettucci qua e là. Quindi è un peccato perché Slacks aveva le carte in regola per essere un cartone, ma secondo me non lo è alla fine, cioè fa tutto un po' male. E la cosa peggiore di Slacks, comunque si lascia guardare ragazzi, se volete vedere una minchiata, vi piace lo gore, vi piace il trash, vi piace i film stupidi, c'è tutto. La cosa peggiore è che la scrittura è una parte che sì, fondamentalmente ha un costo, perché se vuoi una scrittura fatta bene, magari vai da un bravo sceneggiatore e ti costa un po'. Però io credo che qui sia un difetto più di volontà di farsi le cose da soli. Che da un certo punto di vista può essere anche interessante, nel senso tu dici io sono la regista e co-writer di questo film, ok, l'hai scritto, ok, ma non va bene così com'è. Ora prendi quello che hai fatto e lo porti da un vero sceneggiatore, un vero scrittore e ti fai dare una mano, lo paghi e ti viene fuori una bomba di film. E non importa poi come farai gli effetti e tutto, perché la storia c'è. E quindi è un peccato perché non ha tutto. Tutti i problemi di questo film non hanno a che vedere con, cioè i veri problemi di questo film non hanno a che vedere col budget, che poteva essere speso più per appunto scriverlo meglio, fondamentalmente. Gli attori sono abbastanza bravi, nel senso che sono dignitosi per questo tipo di film, anzi, sono anche bravi rispetto ad altri attori sullo stesso budget, lo stesso tipo di film. Ho visto ben di peggio, questi la portano a casa, anche se appunto, secondo me, non sono diretti benissimo, nel senso che alcune reazioni, alcune situazioni non sono in realtà molto credibili. Però alla fine, appunto, tutto poteva funzionare meglio. Questo è un po' tutto quello che ho da dire riguardo alla Slacks. Per me è abbastanza insignificante come film e non perché è un film che vuole essere ironico, che vuole essere sciocco, perché ci sono film come appunto Benny Loves You che sono fighissimi e sono scritti bene. Benny Loves You è scritto benissimo ed è molto divertente, ha dentro dei temi anche quello interessanti. Non sono temi sociali legati appunto al lavoro, cose serie così, però ha dentro dei temi emotivi
importanti i beni Lovisio, quindi per me sono allo stesso livello, non mi importa la serietà di un tema. Se è un tema emotivo, o, appunto in beni Lovisio c'è il tema della maturità, della consapevolezza di essere diventati grandi, tutta una serie di processi di vita importanti vengono sviluppati in un film idiota che fa ridere, quindi è molto figo. Io li vedo sullo stesso genere i due film, solo che uno è scritto bene, fatto bene, l'altro purtroppo no. E poteva potenzialmente essere un ottimo film, perché l'idea di portare appunto il tema dello sfruttamento del lavoro minorile all'interno appunto di un film horror stupido era figa, quindi boh, per me è così.